Nonostante gli accordi Romagna-Venezia e scontro tra Lega 5 Stelle sul nuovo bando per i sostituti gondolieri. L'erba è ancora alta nonostante siano venuti a tagliarla, ma non basta, ha chiuso al comitato di quartiere Pertini. Bisogna dargli fiducia e lasciare che lavori, tra cittadini sfiduciati ce ne sono altrettanti che vogliono dare una possibilità a Giuseppe Conte. Rimarrà aperta al pubblico fino al 17 giugno la seconda edizione di Design.ve, il festival biennale del design veneziano. Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione dal territorio veneziano. In primo piano, lo avete sentito dai titoli, c'è ancora lo scontro tra Movimento 5 Stelle e Lega sui sostituti gondolieri. È il giorno delle polemiche dopo le nuove accuse lanciate dal consigliere 5 Stelle Davide Scano sulla presunta mancanza di trasparenza nel bando comunale per 60 nuovi sostituti gondolieri. Nel mirino del pentastellato la lista anonima circolata nei giorni precedenti alla prova, coi nomi dei futuri vincitori della selezione. Oltre la metà sono stati indovinati. Nulla di strano, spiegano i Pope, quello del gondoliere è un lavoro che necessita di molta pratica ed è probabile che si sappia chi si allenava per farlo. Ma Scano insiste. Molti dei concorrenti dicono che la prova era abbastanza fasulla, che è durata pochissimo, e quindi mi chiedo sinceramente come i quattro commissari abbiano potuto decidere a cuor leggero chi era idoneo o chi non lo era. Anche perché, lo ricordo, questi ragazzi hanno pagato 150 euro di diritti per fare questa prova di 2 minuti, 3 minuti di voga a un gran segreto dentro l'arsenale. I candidati bocciati nelle prove sono pronti a fare ricorso, assistiti dall'avvocato Jacopo Molina, che contesta le modalità delle selezioni e l'ipotesi di un interesse privato nel bando del comune. Non ha nulla contro i gondolieri, puntualizza ancora Scano, ma le regole in città devono essere uguali per tutti. Devono capire semplicemente che si tratta di un servizio di trasporto pubblico. Non è una cosa loro la gondola, non è una cosa loro la licenza, e è un servizio di trasporto pubblico non di linea che quindi va gestito dal comune secondo delle regole ben precise. Contro il grillino sono piovute accuse dall'amministrazione comunale che ritiene sia stata lesa l'immagine della città. L'assessore alla viabilità Renato Boraso, destinatario delle interrogazioni di Scano, ha annunciato che presenterà querela per diffamazione. Oltre a leggere bene il curriculum di Giuseppe Conte, ironizza, il consigliere pentastellato dovrebbe informarsi meglio e sapere che tra le mie deleghe non c'è il traffico acque o che è di competenza del sindaco. Sono le solite frasi dette da chi non ha alcuni argomenti. Dicano che ho dichiarato il falso, dicano che ho sbagliato, ma non dicano che ledo l'immagine della città. La città va tutelata soprattutto sul fronte dell'onestà, della correttezza e della trasparenza. Piccata anche la reazione del delegato alle tradizioni Giovanni Giusto, per nulla addolcito dagli ottimi rapporti tra Lega e 5 Stelle a livello nazionale. Noi possiamo, col forse, sembra e qualora fosse, possiamo dire tutto e di più, ma non è politica. La politica dell'infangamento non è la politica che noi vogliamo. Ed ora ci spostiamo a Mestre per la protesta dei residenti di quartiere Pertini. Come vedete, io sono seduto su una panchina tranquillamente e tra poco questa erba mi avvolgerà tutto. Quindi chi ha sfalciato l'erba si è dimenticato di seguire tutta la... le panchine che abbiamo, i percorsi, i marciapiedi, e ci ha lasciato, purtroppo, ci ha lasciato in queste condizioni. Qualche settimana fa la situazione dell'erba in quartiere Pertini era questa. Ora non è più alta 2 metri, ma di lavoro da fare ce n'è ancora molto. Sono partiti molto tardi. C'è stata la difficoltà del cambio di ditta da una parte all'altra, dall'altra dobbiamo ammettere c'è stata una stagione che ha piovuto parecchio, dall'altra ancora però la ditta che ha preso i lavori non è che ci ha messo molto a intervenire, anzi se la sono presa abbondantemente con calma. Ma se il problema dell'erba non bastasse, Rocelli segnala un altro intervento che andrebbe effettuato nell'immediato. Abbiamo il problema anche del bosco, abbiamo scritto all'associazione Grandi Parchi, al sindaco, abbiamo delle panchine che ormai si stanno sbriciolando, il comitato di quartiere sta prevedendo a tempi ravvicinati una giornata ecologica.
E consisterà in che cosa? Consisterà nell'intervento all'interno del bosco per cercare di delimitare le zone pericolose e nelle panchine mettere un po' di vernice, raschiarle, renderle utili comunque ai nostri anziani che passeggiano su questo bosco meraviglioso che vogliamo mantenere. Cosa pensano i maestrini del premier designato Giuseppe Conte? Beh, siamo andati a chiederglielo. La Sciocca gli ha detto che sei l'avvocato di tutti. Non mi pare che sia vabbè, o no? Perché non le pare? Perché un avvocato cos'è il paese, noi non è un politico. Quindi lei avrebbe voluto un politico? Sì, perché ha esperienza. Io avrei preferito Emma Bonino, perché è una donna, è preparatissima, è l'unica, penso, politico italiano che sa l'arabo, ha studiato. Non dico nulla, non c'è niente da dire. Se da una parte c'è chi non vede di buon occhio la figura di Giuseppe Conte alla guida del nostro paese, si sente sfiduciato e si dimostra anche disinteressato, dall'altra ci sono invece dei cittadini che hanno deciso di concedergli fiducia, almeno finché non dimostrerà di non meritarla. Bisogna avere pazienza, provare, perché insomma sta gente è solo brava a criticare quello che fa l'uno, fa l'altro. Quindi sono bambinate, secondo me, quello che fanno i partiti contro. Lasciatelo lavorare, dopo potete criticare, avete 5 anni di tempo. Se non si inizia alla svolta, tutti vogliono una svolta, poi c'è un accenno di svolta e non vorrebbero permetterlo. Quindi dovrebbero nascondersi e star zitto, e star zitti quelli che potevano far meglio prima, il PD e anche il centrodestra. Pertanto a me è fiducia. Dopo è un errore veniale, un peccato veniale il fatto che non abbia proprio tutte le carte in regola, però gli altri, i nemici, si attaccano anche su questo. Io darei fiducia a questa persona, hanno tentato tutto, hanno cercato di mettersi d'accordo, che non andavano d'accordo fra Salvini e Di Maio. Secondo me, adesso che è stata fatta, non intrecciamo le cose, andiamo avanti e forse con un po' di fiducia riusciremo a fare qualcosa. Deve essere una persona capace, questo è fondamentale, che poi sia un politico o un tecnico, l'importante è che faccia bene il suo lavoro. Quindi da cittadino, insomma, lei è per dargli fiducia? È certo che sì. Poi se sbaglia, pace, però una persona bisogna dargli fiducia, bisogna vedere se sa fare, no? Diamogli l'opportunità e sei in grado, come hanno detto, ben venga per noi italiani soprattutto. Ed ora a Venezia, dove apre il Festival del Design. Rimarrà aperta al pubblico fino al 17 giugno la seconda edizione di Design.ve, il festival biennale del design a Venezia. Noi crediamo che architettura e design siano strettamente legati ed è per questo che abbiamo deciso di presentare questo progetto durante il primo mese di Biennale Architettura. L'esposizione, finanziata da Generali Italia, vede il coinvolgimento di oltre 70 designers e quest'anno ha come filo conduttore l'idea dell'adattabilità e degli usi alternativi. L'obiettivo di Design After Darwin, Adapted to Adaptability, è mostrare la multifunzionalità degli oggetti di design e come questi possano essere reinterpretati al di là della progettualità e della funzione pensata dal designer e dal progettista, dagli stessi utilizzatori. Il percorso di Design.ve si articola in una mostra collettiva principale, in altri 17 spazi espositivi, tutti a ingresso libero, distribuiti nelle varie zone della città. L'idea è di offrire una passeggiata attraverso i vari sestrieri, in cui ogni tappa diviene l'occasione per scoprire progetti di design ambientati in luoghi unici, spesso non accessibili al pubblico e fuori dalle rotte turistiche più tradizionali. Questo elemento di accessibilità, di rendere vicini alle persone che viaggiano per Venezia, che visitano Venezia, delle forme artistiche, l'abbiamo trovato molto in linea con il nostro progetto Valore Cultura, che ha due elementi chiave, due parole chiave, l'arte e l'accessibilità. Punto di partenza del percorso è Palazzo Morosini-Gattenburg in Campo Santo Stefano, una delle storiche sedi di Generali a Venezia, che la compagnia ha deciso di aprire ai visitatori nell'ambito del progetto Valore Cultura, nato nel 2016 per sostenere e rendere accessibili a un pubblico sempre più vasto le migliori iniziative artistiche e culturali. E con questo da Venezia per oggi è davvero tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.